Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Sono 859 i lavoratori abruzzesi che potranno entrare a lavorare nelle 75 aziende che beneficeranno del bonus per le assunzioni del progetto Lavorare in Abruzzo 3. 617 neoassunti a tempo indeterminato, 156 lavoratori già assunti, il cui contratto viene trasformato a tempo indeterminato, e 86 lavoratori a cui è incrementato il monte ore lavoro. L'esito della graduatoria finale dell'avviso Lavorare in Abruzzo 3, pubblicata oggi dall'assessorato al lavoro. In Abruzzo il tasso di natalità delle imprese cooperative giovanili è pari al 20,4%, a fronte di un tasso di mortalità del 6,2% e con un tasso di evoluzione pari al 14,2%. Questo dato è in controtendenza rispetto a quello del sud e delle isole, 13,4%, 2% e 11,4%, ma soprattutto in controtendenza rispetto al dato nazionale, che è quanto emerge da un approfondimento che è stato condotto da Confcooperative Abruzzo. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla prevenzione collettiva Luigi De Fanis, ha suddiviso la somma di 3.612.000 euro tra le ASL per sostenere i costi per le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. La somma fa riferimento alle quote di riparto per il 2011 disposte dal Ministero della Salute d'intesa con la Conferenza Stato-Regione. Si tratta dunque di fondi per la sanità destinata ai carcerati. Nuovi tagli ai trasporti regionali nelle zone più interne dell'Abruzzo per quanto riguarda i treni. Li denuncia la FILT CGL, che martedì annuncia una riunione alle 9.30 presso del proprio direttivo regionale a Prato La Perigna, fuori dunque dalla sede regionale di Pescara. Secondo le Ferrovie dello Stato, le limitazioni sono dovute alla necessità di manutenzione della rete ferroviaria. La giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Angelo Di Paolo, ha nominato l'avvocato Francesca Aloisi amministratore unico dell'Ater dell'Aquila. L'Ater, lo ricordiamo, è l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Sostituirà l'avvocato Pier Giorgio Merli, dimissionario. Nasce Agri Village Chieti, un palcoscenico agroalimentare, un connubio tra commercio, turismo, intrattenimento e cultura, dove il ruolo di protagonista è affidato al prodotto tipico e artigianale. Giovedì 20 giugno, dalle 16, presso la Camera di Commercio di Chieti, si terrà l'evento che prevede un convegno di apertura di esperti con interventi di esperti e attività di promozione dei prodotti tipici. Tutti i pagamenti effettuati dalla provincia di Chieti sono consultabili su internet. Siamo tra i primi in Italia, spiega il presidente Enrico Di Giuseppe Antonio. Ancora una volta, aggiunge, abbiamo aperto le porte ai cittadini, che invito a visionare i dati sul sito www.provincia.chieti.it.
come vicepresidente dell'Unione Province Italiane, dice ancora Di Giuseppe Antonio, proporrò la pratica a livello nazionale. Il Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, pubblica oggi uno speciale sulla sicurezza nelle città con analisi sugli incrementi di furti e rapine. La provincia di Pescara si posiziona al 15° posto tra tutte quelle italiane, in base all'incidenza dei reati denunciati in rapporto alla popolazione, cioè ogni 100.000 abitanti. È stato depositato a Montesilvano il ricorso contro la nuova giunta del sindaco Di Mattia per far rispettare la normativa vigente. La normativa prevede un'equilibrata presenza tra generi maschile e femminile nelle giunte comunali, mentre l'attuale giunta ha escluso completamente le donne. Le ricorrenti sono la consigliera comunale del PDL Manuela Musa ed Elisabetta Vespasiani, cittadina e attivista dei movimenti sociali. Tiziana La Monaca, 50 anni di Chieti, è la vincitrice della quinta edizione del concorso letterario Montesilvano Scrive. Dirigente bancaria dell'area manager di un noto istituto bancario, sposata con un farmacista, madre di due adolescenti, La Monaca ha partecipato al contest letterario e al match d'autore concluso sia a Montesilvano Colle con il proprio componimento Un racconto di guerra. Si svolgerà domani a partire dalle ore 9.30 presso il santuario del Beato Nunzio Sulprizio, nel 50° anniversario della sua beatificazione, il ritiro mensile del clero diocesano. Ci si ritroverà alle ore 9.30 presso il santuario per iniziare con la preghiera dell'ora terza. Si intitola Figli dello stesso mondo, l'evento che giovedì 20 giugno si svolgerà a Pescara in Via Lento 39 alle ore 16.30 e vedrà l'inaugurazione della cittadella dell'accoglienza, frutto di carità cristiana e solidarietà civile. L'evento sarà presieduto da Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Ci saranno Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne, il prefetto di Pescara Vincenzo D'Antuono, il presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, il presidente della provincia di Pescara Guerino Testa, il sindaco di Pescara Luigi Albolemascia, il presidente della Fondazione Pescara Abruzzo Nicola Mattoscio e il direttore della Caritas diocesana di Pescara Penne Don Marco Pagnello. Appuntamento dunque, lo ripetiamo, giovedì alle ore 16.30 in Via Lento 39 a Pescara. La 23esima edizione della Marcia della Carità si terrà venerdì 12 luglio, 10 km da Chieti a Bucchianico. L'inizio è fissato alle ore 19 presso la Chiesa Cattedrale di San Giustino in Chieti con la Santa Messa Solenne, alle 20 l'inizio della marcia da Piazza San Giustino in Chieti, alle 23.30 l'arrivo in Piazza San Camillo dell'Ellis, già Piazza Roma, e la benedizione con la reliquia di San Camillo. Per il ritorno a Chieti saranno a disposizione dei pullman. Per l'occasione la reliquia del cuore del santo, che giungerà da Roma il prossimo 6 luglio, rimarrà nel santuario fino al 21 luglio. Il Movimento per la Vita di Pescara gestisce il centro giochi per bambini dai 3 ai 6 anni, la Farfalla, in via Tavo 248, nella struttura ex Urban. Per informazioni si può contattare il Movimento per la Vita di Pescara al numero 338-89-89054. Ripetiamo, 338-89-89054. E continuano presso il l'Aurum di Pescara i laboratori estivi 2013 Kinder Aurum, inaugurati lo scorso 10 giugno e che proseguiranno fino al prossimo 19 luglio. Laboratori indirizzati ai bambini e ai ragazzi di età compresa fra i 3 e i 12 anni.
Siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 24 a 27 gradi e mezzo e venti deboli. Domani si prevede cielo sereno con sole caldo nelle ore centrali della giornata, temperature da 24 a 32 gradi e venti da deboli a moderati. Il mare è previsto quasi calmo stasera e da quasi calmo a poco mosso domani. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it, ma è presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.